Buongiorno, oggi tocca a me presentarmi, mi presento da solo, sono Fabio Bonizzoni, insegno clavicembalo all'Accademia Estiva della Risonanza e sono anche un po' responsabile di questi corsi. Allora mi rivolgo alle domande che ho rivolto ai miei colleghi fino ad oggi. I'm Fabio Bonizzoni, I'm going to present myself on my own this time, and I'm Hapsico teacher at the Academy in Bertinoro and also responsible for this summer course. Allora, di che cosa non posso, non potrei fare a meno nella mia vita? What can't I live without in my life? Music, for sure, la musica sicuramente, e anche non solo la musica, ma l'atto pratico del suonare, il suonare, the practical music making is what I like so much, I appreciate, I couldn't do without. E forse un'altra cosa anche non potrei farne a meno, ed è la gentilezza, kindness. Che cosa non può mancare nel mio frigo? What is always in my fridge? Actually, I don't care what is in my fridge, that's the truth. Non mi importa cosa c'è nel frigo, mi basta sopravvivere e questo è quello che è. Qual è il libro sul mio comodino? The book on my bedside table is At the Moment by Jared Diamond, Upheaval, Sconvolgimento di Jared Diamond. La prossima domanda era se è più facile iniziare o terminare, e direi iniziare, sì. Starting something gets easier than finish. Sometimes I have the impression that I can't finish things actually. Terminare qualcosa è sempre piuttosto difficile e talvolta anche doloroso. Che cosa avrei voluto fare quando avevo 5 anni? What was my dream? What I wanted to become when I was 5 or 6? It's actually, it might be very boring, but I wanted to be a musician and, more specific, an organist. Volevo essere musicista, un organista. Ho dimenticato il luogo di pace che per me è un qualsiasi, ma un laghetto alpino, an alpine lake. E che cosa non sarei? Che cosa sarei, pardon, se non fossi diventato musicista? Probabilmente un fisico, perché mi piaceva e mi piace molto la fisica. Probably I will be physicist. Ho ancora un posto a Bertinoro. I still have one place free only in Bertinoro. If you're interested in my class, hurry up and inscribe. Le classiche hanno ancora un po' di posto. Quella di Enrico Gatti ormai è piena. Abbiamo ancora posto per Evangelina Mascardi. Evangelina Mascardi ha still some places free, as well as Anna Stigman and Agnieszka Ożanza. Hope to see you there. Bye bye.